Esercizio 92, pagina 28. Volume 3 quarti di litro da portare a metri cubi e millilitri. 3 quarti di litro 0,75 litri. Da portare a metri cubi, un litro è un millesimo di metro cubo. Ricordiamo infatti che un litro per definizione è un decimetro cubo, cioè un cubo di lato un decimetro, 10 centimetri, e che in un metro cubo ci sono 1000 decimetri cubi, cioè un metro cubo contiene 1000 litri. Infatti sono 10 piani, ciascun piano contiene 100 di questi cubetti da litro. Infatti sono 10 per 10, quindi sono 100, 200, 300, 400 e così via, 1000. Un metro cubo sono 1000 litri. Quindi un litro è un millesimo di metro cubo, 0,001 10 alla meno 3. Se invece dobbiamo passare ai millilitri, allora stavolta prendiamo un litro, questo non è più un metro cubo, ma adesso è un litro. Infatti è un cubo di lato un decimetro, è un decimetro cubo e contiene 1000 centimetri cubi. Ciascuno di questi è un centimetro cubo, ma allora è anche un millilitro, perché in un litro di questi cubetti ce ne stanno 1000. Quindi il centimetro cubo è un millilitro. Dunque un litro sono 1000 millilitri, cioè 10 alla 3 terza millilitri, e quindi il risultato è, moltiplicando, 750 millilitri, o che sarebbe la stessa cosa, 750 centimetri cubi.